Una piena o luna crescente? Alta marea o bassa marea? Notte o giorno? Bassa o alta pressione? In laguna domani? No, non c'è abbastanza vento, non ci sono. Domani è spigola, no, non riesco. C'è alta pressione, mi spiace. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle spigole. In questa puntata vi voglio sfatare alcuni falsi miti sulla regina dei nostri mari. Infatti vi mostrerò alcuni esemplari overkill catturati durante quest'estate con pieno sole e condizioni meteo marine abbastanza avverse. Infatti non sempre la spigola attacca nei momenti in cui la marea è favorevole oppure il meteo è favorevole. A volte ci sono esche e recuperi che riescono ad infastidire questo predatore anche se le condizioni non sono quelle più adeguate. In questa puntata vi mostrerò quali sono le mie esche preferite per la pesca con esche di reazione. Grande Gabri, bel pesce da 2 kg, anche di più. Gabri, non ne sbaglia uno. Ah. Vai, vai, che questa qua. Vieni, non ti preoccupare, penso io. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, recupera, 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 recupera. Fammela mettere la murata qua. Bello, bello, bello. Vieni, 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 non far andare il motore. Vai, 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 vai. A galla. Prendi anche il braccio. Va, va, delle prendi. Grande! Ah, grande! Bella cazzo! Grande! Grande Gabri, non ne sbaglia anche una! Anche stamattina è la sigla, eh. Ormai è il suo regno la laguna! Hai visto quanto cazzo corrono? Guarda, guarda, guarda che roba! Grande Gabri! Vieni, 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 Gabri. Grande Gabri, grande! Saluta gli amici di... Come avete visto nel video, Gabriele ha utilizzato un'attrezzatura media, comunque per la spigola, una canna abbastanza veloce, addirittura forse con una grammatura oltre a quelle indicate per questo predatore, Shimano Lunamist 35 grammi, una canna bellissima per effettuare questo tipo di pesca. Il mulinello è il Vanquish di casa Shimano, nella taglia 4000, molto leggero, si abbina perfettamente a questa combo. Le esche di reazione che io prediligo e che abbiamo usato anche in questo video sono il Walking the Dog, che è un'esca prettamente di superficie, in questo caso è un Pro Q di casa Siespin nella taglia 90 mm, è un VTD secondo me molto azzeccato per la spigola in questa taglia, anche se nella taglia 65
è comunque una valida alternativa. Un'altra esca di reazione che utilizzo spesso per cercare la spigola, come il black bass, è il jerkbait. Il jerkbait è un minnow dalle sembianze di un pesciolino, quindi con una paletta che può avere diversi assetti, affondante, galleggiante oppure stare a mezz'acqua. Secondo me è una taglia molto indicata, un modello molto indicato per la spigola, è lo Snake 90 di casa Heracles. Ci sono dei colori molto carini, molto adatti per questo predatore ed è un'esca che costa il giusto. Un'altra artificiale che uso con recuperi frenetici o alternato stop, sia in laguna che in acque un po' più profonde, è il Lipless Jerk. Non è un'esca molto comune, infatti non in tanti forse la conoscono. È come un jerkbait, appunto, come quello che vi ho mostrato prima, però come vedete non ha la paletta. In questo caso vi mostro l'Adagio di casa Duel, nella taglia da 85 mm. E anche questo è un artificiale che uso tantissimo, è un movimento, diciamo, non suo, ma che va improntato, comunque gli va dato, grazie al recupero. Quindi con dei movimenti secchi del cimino, della canna, stop e recuperi, dobbiamo animare l'esca, quindi diciamo che richiede un po' di esperienza. Sono comunque tre esche molto adatte e che stimolano la spigola in qualsiasi momento della giornata, a prescindere dalle fasi meteo marine.